Mi concentrerei su Dead Dead Demons, De -de 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 Destruction. L'anime arriverà su Crunchyroll come serie ed effettivamente è arrivato. Ora, di, con questo qua è successa una cosa molto particolare di cui non abbiamo parlato in live, quindi ne parliamo adesso. Uh, non so qual è stata la decisione o cosa ha portato Crunchyroll o chi per loro a decidere di fare una mossa del genere, ma inizialmente questo anime che vedremo oggi doveva essere composto da 2-3 film, non ricordo se 2 o 3, l'hanno scomposto in una serie. Cioè adesso non uscirà più come film, o forse uscirà anche come film, questa cosa sinceramente non ho ben capito, ma uscirà come serie tv. E la cosa interessante è che uh, avrà questa serie, che uscirà ogni, ogni settimana il 24 maggio, quindi ogni, ogni venerdì alle 5 di mattina, avrà 18 episodi. Che se fate un rapido calcolo, episodi da 24 minuti si presume, quindi fammo 20 minuti togliendo opening ending, 20 per 18 sono 360. Sono 6 ore... Sono 6 ore di, di, di contenuti, 18 episodi. Che se fossero stati due film, vuol dire che avrà più contenuti rispetto al film. Infatti, erano due film. Quindi, diciamo che normalmente questi due film in totale magari duravano 4 ore, ma forse pure meno di 4 ore, forse un'ora e mezza ciascuno. Quindi, tre ore. Con questa serie da 18 episodi, arriveremo a un totale di 6 ore di contenuti. Eh, il che è interessante perché hanno diluito di molto. Non, ho, non so bene. Questo cosa vuol dire? Se ci saranno molte scene uh, anime original che non sono presenti nel manga, perché questo qua viene da un manga. Uh, o se in questo modo con i film non l'avrebbero adattato tutto, avrebbero fatto dei tagli. Mentre adesso con questi 18 episodi riescono ad adattare tutto perfettamente. È da capire, però possiamo dire che è la prima volta che succede una cosa del genere? Beh, non mi pare di aver mai visto che dei film che dovevano uscire a breve in Giappone vengono uh, scomposti in una serie TV. All'ultimo momento, tra l'altro, perché questa notizia è di settimana scorsa. Cioè, questa notizia che oggi sarebbe dovuto uscire il primo episodio è uscita settimana scorsa. Prima nessuno la, lo sapeva, quindi. Molto particolare. Posso dirvi che mi piace. Io, io, che apprezzo molto le serie tv rispetto ai film, approvo questa cosa. Magari la facessero più volte. Però è molto particolare, molto interessante. Il manga ha 12 volumi, quindi al massimo è il film ad aver tagliato roba. Ah, ok. Quindi se il manga di, di Dead Demons ha 12 volumi. Due film non bastavano minimamente. 18 episodi sono comunque pochi. Cioè, cazzarola, 12 volumi, nel caso tanti, eh? Di norma, di norma, una stagione da 12 episodi la fanno in 4-5 volumi. Eh, 12 volumi vuol dire che avremmo dovuto avere come minimo 24 episodi. Boh, non lo so se magari faranno 18 episodi più un film, ma da quello che mi avete detto in realtà mi sa che sarà solo questa stagione e basta, non è che ci saranno altre cose. Quindi sì, meglio che l'hanno fatta questa mossa di renderlo una serie TV, non so perché l'hanno fatto, ma va benissimo, però non, magari non riuscirà comunque ad adattare tutto, probabilmente. Pure Sandland è uscito come film e poi l'hanno scomposto come serie. Ok, me l'ero persa questa cosa, però comunque è una roba che succede molto raramente, cioè, nel senso, a parte Sandland e Demons... Mi potete citare altri anime che hanno ricevuto questo trattamento? Cioè, che sono nati come, come film e poi sono diventati delle serie TV? Mi pare veramente pochi. Demoslayer. Slayer. Vabbè, Dimo Slayer in realtà è un po' particolare la, la questione. Però, sì, dai, anche Demoslayer Slayer in effetti era un film. Poi ci hanno fatto quei quattro episodi di merda. Che, vabbè, erano la stessa cosa del film, però. In Demoslayer Slayer non è cambiato niente. Era un film, l'hanno spezzettato e l'hanno messo come serie. In questo caso si parla proprio di. Averlo reso, averla resa una serie TV, cioè aver aggiunto più episodi. Non è che hanno preso, hanno preso i film, l'hanno scomposti e basta. Nel caso di Demons hanno aggiunto roba. Forse pure nel caso di, Se di Sandland hanno aggiunto roba, quindi è un po', un po' diverso. Che ancora non è stato trasformato in serie TV. Cioè ancora è in stile uh, film. Vabbè, lo, lo cambieranno probabilmente. Comunque... Ehm... Allora, intanto andiamo a vedere il... andiamo a vedere questo, vabbè, comunque avrà 18 episodi, l'abbiamo detto, lo studio è Production Plus H, che stavo per dire Production EG, ma forse non è Production IG perché è questo Production Plus H, c'entra qualcosa con Production IG? Non lo so, ma comunque ha fatto solamente queste cose, questo studio, um, i generi sono Commedia, Dramma, Drammatico, Sci-Fi, Rise of Life... I TAG Seinen, non c'è altro. Vediamo il creatore, ovvero Asano, quello che ha fatto Pum Pum. A parte Pum Pum, in realtà anche molt... cioè, un po' di altre cose che comunque non ho visto. Mi, mi pare di non aver mai letto, mai letto niente di, di Asano. Cioè, Pum Pum, Solanin, Epistori, What a Wonderful! No, no, io non ho mai letto niente di questo mangaka. Quindi sarà la mia prima opera, non in formato manga, ma comunque sarà la prima cosa di Asano che, che vedo, in questo caso. E me ne parlano bene di questo, di questo anime, cioè, dovrebbe essere bello, dovrebbe parlare anche di alieni, te teoricamente una sorta di invasione aliena. Uh, e posso dirvi, ho aspettative buone, ho aspettative sicuramente buone, ma non so, non so proprio cosa aspettarmi nel, nel complesso, cioè lo capiremo penso dopo i primi episodi più o meno cosa ci riserverà un anime di questo team. Allora, il regista è Tomoyuki Kurokawa, non so se spe, penso sia lo stesso, guarda che fiero, penso sia lo stesso anche della serie TV, non credo che abbiano cambiato dal film alla serie, cioè all'anime insomma, però ha partecipato a Re Zero... Ha fatto Psychopass, Dororo, cioè ha partecipato ad alcune, alcuni episodi di queste serie qua. Beatless, Blood Blockade Battlefront, Cocoro Connect, Guilty Crown, ok. E... volevo vedere le musiche che di norma dovrebbero esserci. Ah, eccolo qua, questo qua è più dettagliato. Um, non trovo le musiche, perché ci stanno troppi Key Animator, troppi animator troppi, troppi. Guarda, questi qua sono tutti chi animator. Tutti, tutti, tutti. Dove, no, raga. Ma quanti, o oh, quanti sono? Non, non, no, non, non ne ho mai visti così tanti. No, non ne ho mai visti così tanti. Saranno tipo una quarantina. Forse pure, forse pure di più. Oh, madonna santissima. Scusa, tanto per. Sono tipo un centinaio di chi animator, raga. Ma che cazzo è? Minchia, un... Ma più, più di 100, sono tipo 100, 120 gli animatori, vabbè. Le musiche non riesco a trovarle, purtroppo, ma... Insomma, forse lo scopriremo quando Anilist... Ah, eccolo qua. Lui... Ah, Yuri On Ice, perfetto. Ha Anche partecipato sì. al film di Yuri On Ice, sto poveraccio che è stato cancellato, quindi... Che Dio l'abbia in gloria, il film di Yuri On Ice. Intanto, io ci terrei a precisare una cosa, prima di iniziare a parlare dell'episodio. Questo qua, raga, è l'episodio 0. Da quanto mi è stato detto, questo episodio è una sorta di uh, flash forward a cose che avvengono in futuro. Uh, quindi, in realtà, senza sapere questa informazione, l'avrei trattato come un normalissimo primo episodio, perché per quello che sembra succedere, sembra un normalissimo primo episodio. Ma, considerando che teoricamente dovrebbe mh, contenere cose future, forse, e dico forse... A sto punto, dal prossimo episodio ci sarà un ritorno indietro, un flashback, cioè un flashback un ritorno indietro. E forse ci faranno vedere gli otto anni che il protagonista ha passato da. Uh, in coma. Quando lui è stato in coma, ci faranno vedere gli otto anni che sua figlia ha vissuto. O comunque un periodo. Quel periodo là probabilmente potrebbe essere una cosa di questo tipo. Uh, però, tralasciando questa cosa. Non diamo troppo peso a questo discorso futuro, passato, eh? dai prossimi episodi penso che lo capiremo. Ora, questo qua è l'episodio 0, il che mi fa anche pensare che forse, e dico forse, la qualità generale di questo primo episodio potrebbe non essere al top per questo motivo. Se vi ricordate pure Mushoku Tensei, la seconda stagione, il primo episodio che era l'episodio 0 della seconda stagione era fatto un po' maluccio. Uh, quello su Fitz, quando ci hanno fatto vedere Fitz che atterrava nella, insomma, da, da quella principessa. Uh, quindi potrebbe essere un discorso analogo, perché se ve la devo dire tutta, nel complesso, a me la qualità non è piaciuta molto dell'episodio. Mi è sembrato molto mid, veramente niente di particolarmente bello, i disegni in realtà molte volte erano un po' brutti, un po' anche stortignacoli. Il design dei personaggi per ora non, non lo amo proprio alla follia, cioè non è... Un tipo di design che mi piace troppo, cioè da, da quello che ho visto nel, nel manga, tipo da archivisual e queste cose, mi piaceva un po' di più, ora che l'ho visto nell'anime non me fa impazzire, però sì, in generale anche molte volte mi sembrava che le proporzioni dei personaggi, degli oggetti erano un po' storpiate, un po' strane... Animazioni non pervenute, praticamente molto spesso erano dei fermi immagini. A parte va bene la scena in cui vengono inseguiti. Nel complesso la qualità non mi è sembrata il top, anche colonne sonore c'erano colonne sonore, non, non mi pare di averne sentite di, degne di nota. Uh, l'opening è carina, posso dirvi: l'opening comunque mi è, mi è piaciuta. Quindi, comunque, lato qualità per me è mezzo bocciato. Non, mi, mi aspettavo di meglio, aspettavo di meglio. Uh, per quanto riguarda la storia, è interessante, è comunque pa molto particolare. Forse il problema di questo primo episodio è che ci hanno messo troppe informazioni. Ci hanno buttato un po, troppe, un po' troppe cose. Sono anche successe troppe cose, secondo me. Cioè, il protagonista si sveglia, gli dicono che dentro di lui c'è un alieno. Che in questi ultimi. Guardate il telefono, ragà. Vabbè, comunque non lo so. Eh, gli dicono che negli ultimi otto anni un parassita ha preso il controllo del suo corpo, che c'è anche un'organizzazione terroristica, la New Order uh, di Tokyo, quello che è, che sta dalla parte degli invasori. Questa qua è una base, cioè, sta, comunque simpatizza per gli invasori. Questa qua è una base americana. Uh, cioè, gli, gli danno molte informazioni. Gli danno molte informazioni. E oltre a questo, nell'arco di un episodio, il protagonista si sveglia. Decide di andarsene da questa base. Viene trovato da questa organizzazione che dovrebbe aiutare, ma a quanto pare non aiuta poi tanto uh, le persone che sono metà umane, metà parassiti. E le due tizie, le uniche due tizie che conosciamo, vengono uccise. Sparate in testa prima lei e poi la ragazzina. Quindi, sì, succedono molte cose. Poi in realtà conosciamo pure un'altra organizzazione nel finale, ovvero la. Come la chiamano? La Ship? Si chiama tipo la ship che sembra essere guidata anche questa da dei ragazzini, perché sia quella che guida che lui sembravano dei ragazzini, quando questo qua si toglie il casco, raga, sembra che c'ha tipo 7 anni. <ride> sembra che c'ha tipo 10 anni pure questo ragazzino, quindi vabbè, a quanto pare sì, i protagonisti di quest'anime l'avevamo intuito che erano molto giovani, però Addirittura, non lo so, sembra che sono loro a guidare un po' tutto. Magari questa cosa la, la, chiari, la chiariranno, perché mi sembra strano che siano dei ragazzini di apparentemente 10-12 anni a guidare questa organizzazione, sta ship che salva le persone e altre cose. Uh, poi, altre cose da dire. Il protagonista, secondo me, non è che... Cioè, prende la situazione molto con filosofia, perché veramente dopo tutte le informazioni che gli dicono e dopo questa parte qua... Mi scusi, controllo una cosa: Stuck cioè, dopo che gli apre l'orecchio, gli apre metà della faccia e dice: Ah, ok. Tutto, gli, gli la rimette a posto e dice. Ah, ok, è morto. La persona all'interno è. Mo cioè, il protagonista non è che dice. Cazzo! C'ho un fottuto alieno dentro di me. Che cosa? Ma oh, il protagonista. Vabbè. Vabbè dai, cose che capitano, cose che capitano. Io In questo caso è stato posseduto da un invasore. Ah, vabbè. No, 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 no. cioè, sembra che non gliene freghi un cazzo. Quindi... Non lo so, raga. A me questo primo episodio non mi ha convinto molto. Non mi ha convinto molto per... Uh, molte, molte... Secondo me sono successe troppe cose. Hanno introdotto molte questioni. Il protagonista è un po' sus per alcune robe. Cioè, non lo so. Sta, sta cosa dell'alieno la trovo assurda. Che non si fa... Cioè, non lo so, non è... Non gli sembra strano quanto che non reagisce in maniera un po' diversa. E la qualità generale è un po' medio bassa. Almeno per questo episodio 0. Poi dai prossimi potrebbe pure. Cioè, mi, mi, mi aspetto in realtà che migliori. Però. Uh, sì, questo è quanto. Poi, vabbè, per non parlare dei robot con la mira. Veramente da, da rincoglioniti che non, non, non si sa come fanno a... Cioè, questi. È per perché questi qua corrono dritto per dritto e i robot non, non li beccano. La becca casualmente, come al solito, un, un colpo lo becca di striscio, neanche gli colpisce la gamba. Cioè, cazzo, scherzo, sto robot ha un cazzo di mitragliatore che spara raffiche di proiettili dopo tipo 30 secondi di, di raffiche ininterrotte. Oh, proprio un... Gu guarda quanti cazzo di proiettili spara! Ah, proprio di striscio, ah... Gli ha fatto la, 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 la ferita a bruciapelo, proprio quella là. Cazzarola. A questo punto poteva evitare pure quello visto che c'era. Quindi, non lo so, ripeto: anche il colpo di scena in cui questi qua si rivelano essere cattivi e uccidono quelle due non mi ha fatto né caldo né freddo semplicemente perché queste due le conosciamo da, 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 da 15 minuti. E boh, posso dirvi che staremo a vedere. Sono comunque curioso perché, ad, al di là di tutto, la storia è molto particolare, sicuramente. Però è un, un prequel, un episodio zero, che non mi piace troppo come primo episodio. Lui, no, non dovrebbe più essere un alieno. No, da, da quanto ci hanno spiegato, sti mostri, sti alieni possono possedere gli umani ma a quanto pare sembrano essere buoni, poi non so se tutti gli alieni sono buoni, quello che l'ha posseduto era sicuramente buono, perché per come si è comportato in questi otto anni sembrava abbastanza buono, e ha pure lasciato la lettera in cui ha scritto tutte quelle cose, e quindi sì, penso sia buono. Però non sappiamo tanto di più, sinceramente, su chi sono questi alieni. La ecco, ci hanno parlato pure dei, come si chiamano, eh, gli asterischi, questi globi luminosi... Uh, rossi, rosa, che se, se ti beccano ti ammazzano, proprio ti instachillano. Per qualche motivo, anche un'altra cosa particolare, dopo otto anni sembra tipo che si sia eruttato un, vul, un vulcano, con tutta questa cenere eh, intorno, che loro quando escono infatti si devono mettere la mascherina perché piove cenere nera dal, dal cielo, non ho capito perché. C'è tutti par particelle di, di... Sembra cenere, sembra, non so cosa sia, però... Sì, particolare questa cosa. Quindi sembra sì, una roba post apocalittica. Mh, possiamo dire simi levi delusion come anime recente che è uscito, perché alla fine, pure, là comunque era successo un, un evento catastrofico. In quel caso non sappiamo cosa sia. Però è successo un evento catastrofico che poi ha reso il mondo. Praticamente una landa. Cioè, ha ucciso una marea di persone. In questo caso hanno detto che un ventesimo della popolazione si è salvata. Meno di un ventesimo. Quindi insomma, sono morti proprio miliardi di persone. E... e Sì, questa qua è un po' la situazione. Leggiamo la chat. Ho letto che questo episodio adatta i capitoli prima del finale. Hai capito, avevo sentito pure questa cosa. Che questo... Se questo episodio veramente adatta i capitoli verso la fine del manga, probabilmente. Dal prossimo episodio la storia sarà ambientata svariati anni prima di questa parte qua. Cioè, mi aspetto che le protagoniste saranno le ragazzine che vediamo nella Key Visual e che parleremo di un po' di anni prima. Soffrono di blocco della crescita. Potrebbe essere, potrebbe essere, considerando quanto sono piccoli. Poi, nel finale, come potete vedere, nella macchina ci sta anche l'alieno. Uh, ci sta anche sto tizio in macchina che vorrei vedere. Cioè, l'hanno inquadrato per mezzo secondo, ma non... Uh... Che avevano inquadrato l'alieno. Cioè, non vorrei di cazzare. Eccolo qua, eccolo qua, qua, qua qua, Sta qua. seduto insieme a una tizia. Quindi, sì, è lo stesso alieno che si vedeva nel video di prima. E... Ah, poi, giusto così, per gradire, altra cosa, mi fa molto ridere questi tizi. Che lo devono catturare vivo perché lo devono portare a un santuario per qualche motivo. Devono appunto. Cioè, è un soggetto prezioso. È un... Non possono danneggiarlo. E, e poi gli tirano un cazzo di. di, di, di bazooka. <ride> gli tirano un cazzo di missile mentre scappa. <ride> Ma perché? Vede, Roda, so. un po' di cose strane, secondo me, in questo, in questo primo episodio. Un po' di cose ambigue per certi versi. Dicono che sono bloccati al 32 agosto. Quindi chiedo, ah, credi che il tempo si sia bloccato? Uh, è vero, è vero. Hanno parlato di questa cosa dell'estate senza fine. Quindi, proprio potrebbe essere anche a livello meteorologico, se si è bloccato tutto. Fino a metà hanno fatto bene o male come era nel manga. Dal robot in poi hanno cambiato la modalità di come succedono le cose. Tipo, il robot li scopriva dentro una casa e inizia a sparare a muzzo de dentro, quindi ci sta che non li prenda. O il fatto che lui non scappa dalla nuova armonia e i tizi nella macchina in realtà i rompono nella base per tirarli fuori. Poi ovviamente alcune cose andavano tolte, sennò no spoilerava tutto. Alla fine questo mettere i capitoli finali all'inizio non è stato reso benissimo. Sì, pure a me ha dato, dato questa impressione. Pure a me ha dato questa impressione, ma ripeto... Do, gli do tranquillamente il beneficio del dubbio Perché sti episodi zero Di solito sono strani Secondo me dobbiamo almeno vedere altri 2-3 episodi Per capire meglio Però come inizio io un otto non glielo do Io regà il massimo Che posso dare a questo primo episodio Trattiamolo come una serata 9, dai ah, Il massimo che gli posso dare è un sette e mezzo Ma non gli voglio dare un sette e mezzo Non credo che gli darò un sette e mezzo Ma io vi direi un 7 e più cioè, se non fosse che magari, comunque, voi me ne parlate bene e so che c'è cioè, l'autore Asano e tutto quanto è, beh, Se non fosse per questo, mh, insomma, no, non me lo inculerei molto come. Cioè, non, non, questo primo episodio non, non mi farebbe dire cose molto positive. Quindi vai 7 e più. 7 e più a questo primo episodio, secondo me ci può stare.